Blue Economy tra Mediterraneo e Africa è il tema di questa giornata di incontri qui a Mazara del Vallo. Quali riflessioni scaturiscono da questa giornata e soprattutto qual è il futuro della Blue Economy? Sì, è una realtà importante. La prima osservazione che faccio è che è una realtà sottovalutata, che ha bisogno di un maggiore impegno della politica, anche di quella regionale. Dobbiamo riuscire a integrare questa realtà con un progetto di sviluppo della Sicilia che punti a valorizzare insieme questa realtà con le altre, agricola e turistica, attorno ad una parola che è cultura. La cultura che è cultura del mare, cultura della terra, cultura del turismo. Se riusciamo a trasformare questa realtà in una realtà che produce cultura e viene vista come cultura, è possibile assicurare uno sviluppo diverso. Il futuro della Blue Economy nel Mediterraneo ruota attorno alla strategia macro regione Adriatico-Ionica, è quella che si occupa della Blue Economy, dello sviluppo sostenibile, delle politiche integrate marittime. È in quello che dobbiamo lavorare, che mi sto impegnando in modo particolare, perché è lì che troveremo i fondi per lo sviluppo sostenibile di tutte le politiche che ruotano attorno appunto al Mediterraneo e alla sua crescita. Oggi si è parlato anche di quote tonno, quale futuro per questo importante problema anche? Le quote tonno sono già state stabilite, sono politiche europee che purtroppo è difficile rimettere in discussione. Ci stiamo impegnando perché invece la Sicilia abbia accesso ad altro tipo di fondi che possono valorizzare una pesca più artigianale, una pesca che fa anche turismo. Io penso per esempio alle economie delle tonnare che fanno cultura, che tramandano le nostre radici e un tipo di pesca che ci è propria. Ecco, lottiamo perché la nostra economia si affermi in quello, in quel settore, anche perché altrimenti purtroppo perderemo, perché le politiche legate alle quote tonno sono già state scritte, stiamo facendo di tutto perché vengano riviste, ma c'è ancora molta molta strada da fare. È cominciata l'attività con la presentazione degli oltre 50 progetti della Blue Economy, divisi in 10 laboratori. Hanno partecipato oltre 60 ricercatori, 40 aziende, 49 per l'esattezza, credo che insieme stiano mettendo in piedi un modello che la Sicilia può degnamente rappresentare nel Mediterraneo ed oltre il Mediterraneo. Poi la giornata di oggi, la visita tecnica alle imprese del distretto dell'onorevole Michela Giuffrida, europarlamentare, e dell'assessore all'agricoltura e alla pesca Caleca, e insieme e accompagnati da varie autorità di molti paesi, era presente l'ambasciatore del Ghana, l'ambasciatore della Guinea Equatoriale, i consoli della Costa d'Avorio, del Marocco, della Tunisia, del Senegal e della Costa d'Avorio. Bene, credo che sia stata una importante visita tecnica a tutta la filiera del distretto, a dimostrazione del fatto che nonostante la crisi, nonostante le enormi difficoltà che il settore del mare attraversa, ci sia ancora una certa vitalità. Questa vitalità la dobbiamo tradurre adesso in azioni da riversare verso le imprese affinché queste diventino sempre più competitive. Noi abbiamo un'altra occasione, la ripeteremo, quella di Blue Sea Land, che è un'occasione importante per fare incontrare non solo le imprese fra di loro, per scambiarsi affari, conoscenze, ma soprattutto per fare incontrare mondi diversi e per alimentare questo dialogo che, così come ha detto Monsignor Mogavero, lo stesso onorevole Giuffrida alla fine della presentazione di questo libro, Mafia e Cop Rosse, scritto da due autorevoli esperti e conoscitori della Sicilia, Elio Sanfilippo e Nino Caleca, deve diventare elemento di forza il dialogo anche fra popoli, e noi nell'occasione di Blue Sea Land lo rappresenteremo anche all'Expo di Milano, dove in due settimane il distretto della pesca insieme agli altri cluster siciliani agroalimentari porteranno le istanze non solo dei produttori, ma le istanze di quei produttori che vogliono innovare e partecipare alla scommessa della competizione internazionale.